Il cammino dell'Inter in Champions League parte dalla Polonia contro Legia Varsavia. Legia Varsavia-Inter, ecco il girone dell'Inter: Real Madrid, Wolfsburg, Legia Varsavia, ovviamente l'Inter. C'è Griezmann, la mette in mezzo dell'Ufeo, dove c'è Griezmann che colpisce e c'è l'1-0 dell'Inter. Antoine Griezmann sente l'arrivo di un difensore, il tiro di Tielemans. Signori, signori, che gol ha fatto Yuri Tielemans. Tielemans di prima per Paco Alcacer, davanti al portiere, tiro di Paco Alcacer. Signori, manca poco, qualche minuto di recupero. No, 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 no! Ramos. Segnato Sergio Ramos, ragazzi. Ho tenuto botta a Bale, Ronaldo, Benzema e James Rodriguez, ma ha segnato Sergio Ramos. Al 90esimo. La palla arriva a Tielemans, signori, che colpisce di testa sull'uscita a vuoto di Kušak. A dover leggere questa cosa, perché noi siamo obbligati. Nel caso perdessimo contro il Real Madrid e il Wolfsburg vincesse, saremmo fuori, ragazzi. Saremmo fuori. Non possiamo assolutamente perdere contro il Real Madrid. Non ci credo, ragazzi. Icardi per Çalhanoğlu! Sì! A Çalhanoğlu! Dopo un minuto praticamente dal gol del Real Madrid. Che palla per Griezmann! Sì! Signori, non ci posso credere! 3-1 Inter! Ora può andare De Lufeu. Aspetta l'arrivo di Memphis Depay. C'è in mezzo Mauro Icardi! Di tacco, signori! Mauro Icardi! La sblocca lui subito dopo 7 minuti. Inaki Williams davanti a Benaglio! E la partita è andata! La partita è chiusa! 2-0 Inter! Inaki Williams, signori! Lewandowski, oddio che palla per Felipe Anderson. Felipe Anderson, davanti a Trapp, di nuovo Felipe Anderson, stavolta non sbaglia. Ma andiamo, signori, 2-0, incredibile Inter. Ed eccoci qua, San Siro, Inter Paris Saint Germain, ritorno dagli ottavi di Champions League. È finita, 0-0, pareggio, ma che ci fa andare ai quarti di Champions League, ragazzi. A San Siro oggi si giocano i quarti di finale di Champions League. Inter-Arsenal, Lewandowski per Tielemans. C'è il buco per Griezmann. Lewandowski! Robert Lewandowski dopo 3 minuti. Dopo 3 minuti 1-0 Inter. Valò, Robert. C'è andato Robert Lewandowski. Robert! Sì! Lewandowski! 2-1 all'89esimo, sucate. L'Emirates Stadium è una bolgia. Arsenal-Inter, Tielemans per Çalhanoğlu, a giro! Eccolo che è il Çalhanoğlu! 1-0! Siamo in semifinale di Champions League, ragazzi. Battuta l'Arsenal 1-0. Wolfsburg-Bayern-Monaco, Schalke 0-4, Inter. Primi 90 minuti di questa... di questo doppio confronto contro lo Schalke 04. Felipe Anderson, bella palla per Çalhanoğlu! Sì! Hakan Çalhanoğlu! 1-0! 1-0 Inter! Sempre lui, sempre Hakan Çalhanoğlu! No, 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 non facciamoli ripartire, Nastasic! Felipe Anderson, il tiro di Mancino! Sì! Felipe Anderson! Con questo Mancino fa di tutto! 2-0 Inter! L'ultimo atto di questo doppio confronto contro lo Schalke 04 per l'accesso alla finale di Champions League. Ozekub, ancora per Çalhanoğlu. Çala, non me lo sbaglio, lo so. Farman, Çalhanoğlu! Ancora lui! Sempre lui! Magnificamente Çalhanoğlu! Chiuso, chiuso, siamo in finale di Champions League. Finisce qua! 2-1! Siamo in finale di Champions.
Siamo in finale di Champions. We want to follow a dream. Yes, it's true. But one thing is to follow the dream, another thing is to follow an obsession. A dream is more pure than obsession. A dream is about pride. But one thing is to follow the dream, another thing is to follow an obsession. And this is not an obsession. It's just a dream. We have the dream to play the Champions League final. Sapete, questo per alcuni di voi potrà sembrare un semplice gioco, ma per me no. Io ho avuto la fortuna di vivere una delle più grandi emozioni della mia vita, che solo chi ama il calcio può capire. Ho avuto la fortuna di vedere la mia squadra del cuore vincere la Champions League, la coppa che tutte le squadre bramano. Io ricordo tutto come fosse ieri. Oggi però ho la possibilità di rivivere e di farvi rivivere, anche se con le dovute proporzioni, le stesse emozioni. Oggi proveremo a tornare sul tetto d'Europa. Buonasera dall'Allianz Arena. Questa sera va in scena la finale di Champions League, Inter-Bayern Monaco. Voi non immaginate nemmeno quanto sono teso. Questo è il cammino delle due squadre. Un cammino sempre e comunque tosto. La Champions League regala grandi emozioni in qualunque partita contro qualunque avversario. Vabbè. Quindi il Bayern Monaco è scarso. Sarà durissima. Coman, Kun Aguero, Ribéry, Vidal. Io spero che l'emozione non mi giochi brutti scherzi, perché sono veramente teso. Questa è la formazione dell'Inter. Forza ragazzi, si può fare. Andiamo a vedere la formazione del Bayern Monaco. Neuer, Martinez, Laporte, Benatia, Rode, Lam, Vidal, Ribéry, Robben, Aguero dietro a Kingsley Coman. Vi ricordo che vi farò vedere tutta la partita. Probabilmente ogni tanto starò zitto, ragazzi, cercate di capire, perché sono tesissimo. L'Allianz Arena è una bomboniera, incredibile, emozionante, da brividi. Parte il Bayern Monaco con la palla. Aguero, la larga per Robben. Martinez, centro per Lam. Rode. Andiamo subito in pressing alto noi, Benatia. Loro hanno la difesa 3, con la nostra velocità possiamo fregarli. Ancora Martinez. Robben, se ne va Luke Shaw troppo facilmente, stiamo qui concentrati. Kingsley Coman è velocissimo, anche Varane lo è. Varane prova a tenerlo fisicamente, Kingsley Coman la mette in mezzo, chiude alla grande Florenzi. Possiamo già ripartire con Çalhanoğlu. Vai a Can, un po' da solo, inseguito da Lam. Tocca indietro per Felipe Anderson, che aspetta l'arrivo di Tielemans. C'è ancora Çalhanoğlu, lascia sfilare il pallone, non so perché. Vidal, con calma per Benatia, anche se rischia sul passaggio indietro di nuovo. Attenzione, Çalhanoğlu per Lewandowski, in realtà si fa vedere, credo fosse Oziakup. Riesce a chiudere molto bene Vidal, se non sbaglio. Tielemans, dobbiamo farla girare con calma. Musacchio, largo per Florenzi. Subito Griezmann, che ha fatto il movimento molto bene. La palla forse è un po' troppo lunga, anche perché piove. Griezmann riesce a tenerla in campo. Ancora Griezmann, può metterla in mezzo di sinistro. Lam interviene, non è neanche calcio d'angolo, ma sarà rimessa laterale per l'Inter dopo 10 minuti. Griezmann. Cioè, dietro Tielemans, che prova il tiro da fuori. Tielemans, Neuer. Subito pericolosi. Prima occasione del match è nostra. Ci siamo, Luke Shaw, Griezmann, sì, per Tielemans, chiude bene Benatia. Ribéry, attenzione a quando riparte il Bayern Monaco, attenzione, dobbiamo cercare di chiuderli prima che ripartano velocemente. Ribéry, c'è Oziakup che prova a chiuderlo, ci riesce in parte, poi Musacchio, chiude Aguero. Tielemans. Gli ruba la palla a Lam. Poi Tielemans prova a riprendersela. Tiene fisicamente Philipp Lam.
Attenzione ancora al Bayern Monaco. Con Kingsley Coman. Rode. Ancora Coman. La larga per Robben. Non lasciamogli il sinistro libero. Musacchio chiude la palla in mezzo di Robben. Però adesso può andare Tielemans. C'è Özdakup. Attenzione perché ha spazio. Frank Ribéry lo insegue. Ancora Özdakup. La mette in mezzo. Dove arriva Lewandowski? Martinez lo anticipa. Ma allora a questo punto è fallo. Può andare Florenzi? No, niente. Florenzi resta a terra. Aguero. È ancora per terra Florenzi. È ancora per terra. Mi volete dire che non era fallo? Eccolo che si è rialzato. La porta. Aguero. Chiuso da Musacchio senza fallo. Çalhanoğlu. Mano di Rode, non fischiata dall'arbitro, non fischiata. Benatia, Laporte. Fanno girare bene il pallone, noi pressiamo molto alto. Attenzione a Martinez che sbaglia qui. Anticipa Çalhanoğlu, Çalhanoğlu. Aspetta, la mette in mezzo adesso di destro. Dove c'è? Lewandowski esce ancora benissimo Neuer. Ma ci siamo. E qui Griezmann non c'è invece. Qui invece Griezmann non c'è. Verrà ammonito Ribéry per un fallo. Quello che ha fatto su Florenzi non è stato fischiato nonostante noi avessimo perso il pallone. Mezz'ora del primo tempo. Griezmann. Çalhanoğlu. Arriva da dietro Felipe Anderson che prova il tiro. Il volo! Felipe Anderson! Non so cosa sia successo! Felipe Anderson! 1-0 Inter! Non ho idea di quello che è successo. Neuer probabilmente non ha visto partire il pallone. Qui ottimo Griezmann su Ribéry. Çalhanoğlu aspetta il momento giusto. Felipe Anderson tira pianissimo di sinistro. E qui Neuer non la vede, non la vede perché c'è Rode davanti. Assolutamente, qui Neuer poteva fare sicuramente meglio, il tiro era lentissimo. Ma non è importante, l'Inter pansa in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo, con Felipe Anderson. Adesso non dobbiamo lasciare troppo spazio, perché adesso loro saliranno molto, ripartiranno, ma noi stiamo già lavorando molto bene sulle ripartenze. Felipe Anderson, Felipe Anderson, la mette in mezzo dove c'è Lewandowski, stavolta Neuer esce bene, più che altro aspetta che il pallone gli arrivi tra le braccia. No, 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 troppo spazio, però loro sbagliano, Musacchio, con calma per Alessandro Florenzi. C'è dall'altra parte Luke Shaw, lo vede Alessandro. Non so che cazzo fare. Indietro di nuovo per Florenzi. Griezmann. Perde un bruttissimo pallone Griezmann. Volevo servire Çalhanoğlu. Aguero. Bravo, chiuderlo Musacchio. C'è Rode. Però tornano sempre indietro. Questo mi piace. Questo mi piace. Vai Çala, vai Çala. Vatti a riprendere sto pallone. Ancora Robben. Bravo Leva. Bello questo pressing di Lewandowski. Vai ancora. Sulla porta. Philipp Lahm. Guardate Benatia che sbaglia, Tielemans può far partire Lewandowski, però qui si fa anticipare dalla porta. Difensore centrale fortissimo, lo sappiamo, molto agile, molto potente fisicamente. Qui Lewandowski purtroppo se la deve vedere con tre difensori che gli staranno molto vicino. Qui ancora Çalhanoğlu che recupera un gran pallone. Ancora Özdakup, di nuovo il passaggio sbagliato per Çalhanoğlu. Sbagliamo un po' troppo i passaggi al centrocampo. Lahm, siamo un po' troppo scoperti. Attenzione a Vidal. Il tiro di Vidal! Fuori! È finito il primo tempo, raga, non me ne sono neanche accorto. È finito il primo tempo e siamo in vantaggio. 1-0 Inter. Gol di Felipe Anderson. Su una incertezza clamorosa di Manuel Neuer. Ma qui, come vedete dalle statistiche, possesso palla del Bayern Monaco. Possesso palla del Bayern Monaco perché la fa girare sempre dietro. Noi andiamo in pressing e sfruttiamo il contropiede. Come abbiamo fatto sempre, perché questa è la potenza della nostra squadra. Due tiri in porta, una grande parata di Manuel Neuer su un tiro di Tielemans e poi c'è stato il gol appunto di Felipe Anderson. Come ho detto, dobbiamo cercare di passare, di essere più precisi nei passaggi, perché come vediamo, cioè abbiamo il 69% di precisione passaggi, che è decisamente troppo poco. Dobbiamo cercare di essere più concreti a centrocampo, fare passaggi più semplici magari, ma più precisi. Inizia adesso il secondo tempo. Ricordo l'Inter in vantaggio per 1-0. Gol di Felipe Anderson.
Facciamo girare in difesa anche noi Luke Shaw di nuovo per Felipe Anderson. Può andare in velocità Felipe Anderson. È velocissimo Felipe Anderson. Adesso c'è in mezzo Çalhanoğlu. Benatia lo anticipa, la mette in calcio d'angolo. Inquadrato Sergio Aguero. Per il momento niente, non dico niente perché non me la voglio gufare. Felipe Anderson. Palla indietro per Tielemans. Poi c'è Varane. Facciamola girare, raga. Tranquilli, non abbiamo fretta. Griezmann. Però Ezequiel che ha il sinistro carico. La prova. Fallo di Ribéry. Cioè, anticipo di Ribéry. Però non falloso. Attenzione a Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Libera, prova a proviamo a liberare il destro. Çala. Provalo! Neuer! Neuer! Stavolta la para. E che parata di Manuel Neuer su Hakan Çalhanoğlu, che era riuscito a liberare il destro. E qua si è disteso in tutta la sua lunghezza, diciamo così. Battiamo questo calcio d'angolo con Özyekup sulla testa di Tielemans. Esce di nuovo Manuel Neuer. Subito in pressing, raga. Subito in pressing. E vedete che sbagliano! Forza! Lam la butta in fallo laterale sul pressing di Çalhanoğlu. Florenzi. Non so cosa sia successo qua. Tielemans si allunga il pallone. Poi Luke Shaw su Kun Aguero. Non riusciamo a fargli ragionare. Ci proviamo. Martinez. Troppo spazio per Coman. Bravo, giusto. Fallo giustissimo di Florenzi. Giustissimo. Fallo tattico, ammonizione. Partiva Coman. Florenzi ha messo il ginocchio. La mette in mezzo Robben. Coman. Sì, bravo Flore. No, non è fallo. Non è fallo questo di Florenzi. Questa è una punizione regalata. Regalata al Bayern Monaco. La mettono in mezzo. Ma Tielemans riesce a respingere. Poi Tielemans ancora. La spazza. La spazza. E adesso saliamo. Restiamo qui. Robben sbaglia. Ancora Felipe Anderson però. Vidal anticipa. Özyekup va in pressing, Rode. Ancora Martinez, ancora Rode. Sempre Felipe Anderson a disturbare. Però vedete, il possesso palla del Bayern è ottimo. Anche nello stretto comunque. Laporte, Vidal. E qua escono benissimo. Coman, la lancia per... non so chi fosse sinceramente, il Kun Aguero credo. Felipe Anderson. Va per Özyekup, che è un po' stanco, ma ce la fa. Riesce a superare Benatia. Va Özyekup. Va Özyekup. Mettila bene in mezzo dove c'è Lewandowski. Martinez lo anticipa. Martinez lo anticipa. Poi Robben può ripartire. Attenzione alla ripartenza di Aaron Robben. La dà al Kun Aguero. Proviamo a chiuderlo. Non ce la fa. Poi Özyekup in scivolata su Rode. Prende il pallone. L'arbitro fischia fallo. Siamo al 70esimo. Non me la sento di fare già dei cambi, ragazzi. Non me la sento. La mette in mezzo Robben. Musacchio. Possiamo ripartire forse. No, perché Tielemans si addormenta. Si addormenta troppo anche. Tielemans non lo vedo più. Non lo vedo più. Felipe Anderson. Felipe Anderson. C'è Lewandowski che può partire. Benatia, che chiusura. Un po' nascosto Lewandowski, ma ci sta perché... Ah, perché con quei tre difensori lì è dura. È dura veramente. Li lascio ancora un attimo i miei centrocampisti. Aguero, prova di tacco, riesce a passare su Luke Shaw. Forza, torniamo. Bravo Tielemans su Coman. Felipe Anderson. Bella palla per Çalhanoğlu. Facciamo partire un po' Lewandowski. Forza leva. Forza leva. Era bellissima la palla per Özyekup. Ma qui Benatia chiude bene. Poi Robben ancora. Riescono in qualche modo sempre a ripartire. Coman. Qui chiude bene Musacchio. Musacchio. Perdiamo altri palloni. Mamma mia, ragazzi. Non riesco a essere preciso coi passaggi. Non riesco a essere preciso. Özyekup sta morendo. Özyekup sta morendo. Ma riesce a recuperare il pallone. Vidal vince il contrasto. Luke Shaw. Si beve Sergio Aguero. Özyekup. Griezmann. Può andare Antoine Griezmann, scusate. Bella palla per Lewandowski. Lewandowski. Davanti a Manuel Neuer. Lewandowski. Neuer. Poi Çalhanoğlu. Ancora Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu 2-0 Inter. Al 78esimo. Hakan Çalhanoğlu. Sempre. Hakan Çalhanoğlu. 2-0. 2-0 Inter. 2-0 Inter. 2-0 Inter.
quanto a Griezmann fa partire Lewandowski. Il tiro di Lewandowski, la parata di Neuer, la respinge male, poi a Calhanoglu sul tapin vincente, la butta dentro. 2-0 Inter, 2-0 Inter, a Calhanoglu. Forza, forza, forza. Dieci minuti alla fine del match. Raddoppio di Akan Calhanoglu, ragazzi. E adesso guardate il Bayern Monaco come sale. È clamoroso. Recuperiamo il pallone però. Lewandowski. Può andare leva. Siamo tutti qua. Forza con il contropiede. Griezmann la mette in mezzo. Dove c'è Felipe Anderson? La palla arriva a Lewandowski. Rode. Chiude. Attenzione però, al Bayern Monaco, Sergio Aguero qui spreca un pallone incredibile. Poi Nardi con calma, per Florenzi, Griezmann. Largo, per Felipe Anderson, Özcup, fa partire Calhanoglu, Vidal chiude, che chiusura di Arturo Vidal. Attenzione al Bayern Monaco che riparte, corrale in Robben, allarga per Aguero, ma c'è Luke Shaw che chiude, Özcup, Calhanoglu. Chiuso da Rode. 5 minuti alla fine del match. Cambi. 3 minuti. Calmi. Che cazzo metto? Faccio uscire Rose, metto Calhanoglu come CC. Metto Papa al cassetto. Si Luke Shaw! Fai partire qualcuno, no, ci sta, va bene, sassala là. Manuel Neuer, 2 minuti alla fine del match più recupero. Ribery, stai calo Griezmann, no, va bene così. Rode, Kondogbia! È venuto adesso il cambio. Gitoze, è entrato poco al cassetto. Con Calhanoglu che si abbassa. Attenzione a Robben, attenzione al Bayern Monaco che comunque ci crede. Felipe Anderson, proviamo a fermarlo, ci riesce con Dobbia. Poi Paquito al Casser, dai che sei fresco. Ma cosa è successo? Perché ti sei fermato così, Paquito? Luke Shaw! Esce la palla! Forza! Sergio Aguero è inutile, veramente, non so che cosa stia combinando. Ora Felipe Anderson. Andiamo! Siamo campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Non ci credo, ragazzi! Campioni d'Europa! 2-0! 2-0! Come nel 2010, ragazzi! Inter Bayern Monaco. 2-0. Ce l'abbiamo fatta! Sto registrando? Sì. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! 2-0, abbiamo dominato anche la finale di Champions League. Ci siamo! Dopo tanta fatica, dopo un percorso durissimo, difficilissimo, abbiamo incontrato le squadre più forti d'Europa, abbiamo incontrato l'Arsenal, abbiamo incontrato il Paris Saint-Germain, e adesso Musacchio alza la coppa. Alza la Champions League, Musacchio. È nostra, il sogno triplete continua! Campioni d'Europa! 2-0 al Bayern Monaco! In casa loro! 2-0 al Bayern Monaco! E sento l'inno dell'Inter, mi viene da piangere, ragazzi. Sì, Musacchio! Sì! Sì, alza la coppa. Ce la meritiamo noi. Abbiamo costruito una squadra incredibile, pazzesca, come lo dico io, pazzesca. L'abbiamo fatta, ragazzi. Il sogno triplete continua dopo il campionato, anche la Champions League, come nel 2010. Se lo meritano tutti questi ragazzi. Si meritano tutto quanto. Siamo campioni d'Europa. Ho messo su una squadra incredibile. E questo è il nostro cammino.
Diciamo che il Bayern Monaco non aveva incontrato delle grandissime squadre, però. Allora, nel prossimo episodio, che ci sarà domenica prossima, ci sarà la finale di Coppa Italia per concludere, per cercare di realizzare il sogno triplete. Oggi abbiamo fatto un'impresa, ragazzi. Abbiamo vinto 2-0 contro il Bayern Monaco, come nel 2010. Qualcosa di incredibile, veramente. Qualcosa di incredibile, di impensabile. Abbiamo faticato a passare i gironi proprio come l'Inter nel 2010. Abbiamo incontrato due squadre ostiche come l'Arsenal e il Paris Saint-Germain, come l'Inter nel 2010, e una squadra un po' meno qualitativamente parlando rispetto alle altre, ovvero lo Schalke 04, come l'Inter nel 2010. Abbiamo incontrato il Bayern Monaco in finale e abbiamo battuto 2-0 come nel 2010. Non ho fatto una doppietta, però chi se ne frega, vero? Comunque, quasi lacrime agli occhi, ragazzi, perché questa carriera con l'Inter è stata praticamente la mia vita, il mio sogno, e credo di averlo realizzato. Comunque valgono le cose, anche se perderò magari la Coppa Italia, non è importante. Mi ha aperto una strada enorme questa carriera con l'Inter. Sono contento che voi tutti l'abbiate apprezzata, interisti e non. E poi decideremo insieme cosa fare del nostro futuro. Ci sarà una votazione, quindi vi invito a non perdere il prossimo video, ragazzi, perché ci sarà una votazione su cosa fare il prossimo anno. E questi sono gli incarichi di adesso. C'è solo la Fiorentina. C'è l'Hoffenheim, ragazzi. L'Hoffenheim non sarebbe male in realtà. Allora, calmi, perché qua ci sarebbero tante cose da dire. L'Hoffenheim non sarebbe male perché posso ricostruire una squadra da zero. Adesso l'importante per me non è andare a rivincere la Champions League. Per me è andare a acquistare giocatori giovani, da far crescere, da farvi conoscere nuovi talenti. E l'Hoffenheim potrebbe anche non andare per niente male. Niente, ragazzi, io vi saluto qui. Credo che questo episodio sia uscito fantastico, veramente, come speravo. Ho giocato con le mani sudate, però sono rimasto concentrato e questa mi ha dato la forza. Signori, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, domenica prossima, sempre con la carriera allenatore, ultimo video della stagione con l'Inter. Ci sarà una votazione, non perdetevelo, perché sarete voi a scegliere la prossima carriera allenatore. Noi, signori, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Mento, lasciate mi piace, un commento, un consiglio. E che dire, sono il triplete continua. Ciao a tutti, ragazzi. Forza Inter.